Il passo è più breve di quanto sembri a prima vista e la convergenza abitativa di un'auto si realizza attraverso la camperizzazione di un veicolo commerciale. Lo sanno bene gli allestitori dei veicoli da campeggio e ne sono coscienti anche in Mercedes, dove hanno appena realizzato la trasformazione in soluzione abitativa del Viano. Comodità, relax e ampi spazi. Le case automobilistiche stanno sempre più cercando di trasformare le vetture in salotti. Ma Mercedes fa un passo in più e porta in Italia Marco Polo, veicolo nato sull'onda della nuova classe V. Marco Polo ha un blocco cucina con tre cassetti ed un armadietto, guardaroba, un divano letto nel vano posteriore, sedili anteriori ruotabili, un tavolino ribaltabile e scorrevole ed un letto sollevabile alloggiato sotto il tetto, per un totale di 4 ospiti a dormire. La cucina è attrezzata con un sistema di scomparti, fornello a gas con 2 fuochi, lavello e box frigorifero a compressore con capacità di carico di 40 litri e raffreddamento fino a meno 20 gradi. Riserva d'acqua di 38 litri e 40 per gli scarichi del lavello. L'idea è quella del camper, ma realizzato su una vettura da uso quotidiano, anche in città, visto che le sue dimensioni, 5,14 m x 1,93 m, ne permettono il parcheggio anche in vie metropolitane. Un mini camper, quindi, con 2 letti matrimoniali, salotto e cucina. Come dire, se tutto è a portata di mano non c'è motivo di scendere dall'auto. Grande è grande, comoda è comoda. I numeri non saranno forse grandi né confortanti, ma di sicuro confortevoli. 2 le versioni, Marco Polo, che ha anche la cucina, e Marco Polo Activity, pensato più per viaggi d'affari. Ma su strada? Tanta elettronica e costante collegamento con il mondo in web, cambio rigorosamente automatico in abbinamento a 2 turbo diesel con 136 o 163 cavalli. C'è poi anche una motorizzazione per i più esigenti al top di gamma, con una potenza di 190 cavalli. I prezzi partono da 49.140 per il Marco Polo Camper. La versione da ufficio Activity, invece, è declinata in 5 motori diesel, 4 cilindri, con potenza da 88 a 190 cavalli e prezzi da 38.000 euro. La trazione può essere a 2 o 4 ruote motrici.